partita che devono pensare ora per mantenere la concentrazione. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Che cornice di pubblico splendida e certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. L'attesa è finita. Accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. È lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. I 22 in campo dovranno scrollarsi velocemente di dosso la tensione della partita inaugurale. È del tutto normale, ogni grande avventura inizia con un bel po' di nervi tesi. Ma una volta in campo conterà solo la conquista dei tre punti. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Tiro, riceve la palla, prova a passare con un pallone profondo. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Prova la soluzione in fascia. E trova il compagno. Cipsa. Riceve il passaggio. Attenzione al tiro. Segna lui. E arriva così il gol del vantaggio. Il Frosinone ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimi. Si riparte con un fallo laterale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Passaggio intercettato. Milenkovic. Cristiano Biraghi. Terò. Milenkovic. Sulla destra. Arriva nella tre quarti avversaria. Ottima giocata. Pallone verso il palo più lontano. C'è l'opportunità per il contropiede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. È davvero una bella serie di passaggi questa. Passaggio sulla destra. Chiesa accelera sulla destra. Cross sul secondo palo. Salta e colpisce di testa. È mancata un po' di precisione. Il Frosinone deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Raman Cipsa. Simeone sul pallone. La Fiorentina ha un piano di gioco tutto sommato elementare. Sì, Fabio, semplice ma efficace. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare il cross è sempre una buona idea. Cipsa. Da lì può crossare. La butta via e fa respirare la difesa. Cipsa. È libero di creare pericolo. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Bravo qui il guardalinea. Era offside. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinea ha alzato la bandierina. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Arialdo. Bella serie di passaggi. Palla che torna nella zona del portiere. Il Frosinone ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Alza la palla in profondità verso un compagno. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia.
c'è la palla lunga in avanti. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Grande slalom. Cristiano Biraghi. La gioca bassa, pericolo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bell'intervento difensivo. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Iniziano i secondi 45 minuti. I giocatori devono continuare a fare la loro... Fallo, calcio di punizione. La mette sulla sinistra, cerca un compagno, Miralias. Benassi, ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Sulla destra, Chiesa, se ne va, ottima progressione, palla al piede, occhio al traversone. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Vediamo se crossa. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Gol Daniga. Deve fare attenzione adesso. L'arbitro gli ha dato l'ultimo avvertimento. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Marco Capuano sbroglia la situazione. Rossella. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata nello spazio. Chiesa ci prova con una palla bassa. Milenkovic di forza. Prova con la palla lunga. Riceve in ottima posizione. C'è fallo. Lancio lungo del portiere. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. E trova bene il compagno. Prova a tagliare sul secondo palo. La Fiorentina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Rossella. Passaggio sulla destra. Raman Cipsa ci mette il piede. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. C'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Arriaudo. Prosegue nella sua corsa. Intervento deciso, tocca il pallone.
bello questo duello, ha provato a superarlo, andare in porta, il difensore però non ha bloccato. Cerca spazio, riceve un pallone interessante, cross verso il cielo, può provare, finalizzazione decisamente infelice, era proprio lì davanti alla porta ma ha buttato via l'occasione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cipsa. Intervento al limite, mi è sembrato regolare. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Benassi. Joey Campbell. Prova il filtrante. Joey Campbell raccoglie un passaggio dalle retrovie. Campbell ha la possibilità di andare verso la porta. Tocco per... può colpire. Prova la giocata in verticale. È posizione irregolare però. Fuorigioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Sella 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Tocco morbido e l'arbitro con l'assistenza delle guardaline dice che c'è stato offside. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprovvista. Peccato che il destinatario fosse in fuorigioco. Arialdo, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Qui può partire il contropiede. Simeone la gioca a sinistra. Libera tempestivamente. Bene, tu riceve in posizione interessante. Intercetta il passaggio, pericolo. Allontana il pallone. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Frosinone e l'arbitro dice che può bastare. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo, è un risultato importante per la classifica e per il morale. Che partita ti è sembrata, Luca? Non potevano chiedere di meglio, iniziare il torneo con una vittoria ti dà...